Dopo l'ampia parentesi sulla produzione di energia tra rinnovabili e cogenerazione, riprende la rubrica Protocolli di sostenibilità. E oggi vogliamo vedere come il tema dell'acustica viene trattato nei diversi protocolli LEED, BRIAM e UL. Lo faremo insieme all'ingegnere Enzo Stigliano di Dance Italia, subito dopo la sigla. E allora do il benvenuto all'ingegnere Enzo Stigliano di Dance Italia e grazie per essere qui oggi. Buongiorno a tutti. Direi che prima di entrare nel vivo della puntata possiamo partire da una presentazione tua, del tuo lavoro. Insomma, raccontaci un po' di te. Sì, allora, come appunto hai appena detto, sono un ingegnere in Sestigliano e sono consulente acustico per la società Ders Italia. All'interno della società mi occupo principalmente dei seguenti aspetti: valutazione previsionale dell'impatto acustico, quindi valutare a livello previsionale l'impatto che nuove sorgenti di un nuovo di progetto possono provocare nei confronti dei ricettori sensibili. Mi occupo anche di verifica dei requisiti acustici passivi, in questo caso sia a livello previsionale che per mezzo di collaudi a fine lavori, quindi per permettere che tutti gli edifici godano di un comfort acustico interno, legato ad esempio alle partizioni orizzontali, verticali, all'isolamento di facciata, oppure anche alla rumorosità degli impianti. Mi occupo anche di qualità acustica interna legata a parametri come ad esempio il tempo di riverbero, ossia come il materiale, la quantità di materiale con assorbenti possano migliorare appunto il comfort acustico interno. E inoltre, per concludere, mi occupo anche dei crediti dell'acustica appunto legate alle certificazioni di sostenibilità, quali ad esempio LEED, BRIAM e UL. Ecco, hai detto che nella tua attività hai a che fare non solo con la normativa nazionale, immagino, ma anche con i protocolli di sostenibilità che più volte in passato abbiamo citato su questo canale. Quindi ti chiedo, quali sono le principali differenze che riscontri tra questi due mondi? Sì, allora la progettazione acustica è strettamente vincolata alla normativa. Basti pensare al DPCM 51297 per quanto riguarda i requisiti acustici passivi, oppure anche alla legge quadro per quanto riguarda l'impatto acustico ambientale. Però negli ultimi anni si sta affacciando un nuovo modo di vedere appunto la progettazione edilizia e non solo, ossia i protocolli di sostenibilità. Ovviamente ci sono delle differenze tra la normativa e i protocolli, ma quali sono queste differenze? Innanzitutto la normativa risulta essere cogente, quindi il rispetto dei vincoli normativi è obbligatorio, mentre il rispetto dei parametri che sono contenuti all'interno dei vari protocolli di sostenibilità è una mera volontà della committenza. Inoltre, la normativa ci parla dei valori in opera da conseguire, invece i protocolli di sostenibilità fanno una distinzione tra i valori da ottenere in opera e anche i valori di laboratorio. Possiamo anche pensare al fatto che la normativa, inoltre, parla di verificare le partizioni oppure anche la rumorosità degli impianti che viene prodotta tra unità immobiliari differenti, a differenza invece dei protocolli di sostenibilità che sono un po' più stringenti da questo punto di vista, perché impongono anche dei parametri e dei valori limite anche all'interno di stesse unità immobiliari, appunto perché dettano un maggior comfort rispetto alla classica normativa. Perfetto, dunque direi che a questo punto possiamo scendere un po' più nel dettaglio dei protocolli che hai citato, perché oltre a vedere quali sono le differenze tra protocolli e normativa, secondo me è interessante anche capire quali sono le differenze tra protocollo e protocollo. Bene, nei video che avevo realizzato in autonomia sul LEED insieme all'ingegnere Vincenzo Binetti sul BRIAM e all'ingegnere Elisa Somma sul UL, che lascio anche qui se qualcuno volesse andare a recuperarli, si evidenziavano per ciascun protocollo delle macrocategorie di crediti. E allora ti chiedo innanzitutto se ci puoi indicare all'interno di tali categorie dove possiamo trovare quelli relativi all'acustica? Sì, allora innanzitutto specifichiamo quali sono questi protocolli, ossia LEED, BRIAM e UL. Per quanto riguarda il LEED, si fa una distinzione tra
acoustic performance all'interno della quale possiamo ritrovare il background noise, il sound transmission e il reverberation time. E poi per quanto riguarda invece l'impatto acustico ambientale, questo fa parte del credito relativo all'innovation e viene definito come pilot credit. All'interno del BRIAM invece si fa una differenza tra HEA05 e POL05, quindi tutto ciò che concerne i requisiti acustici passivi, ad esempio il sound insulation oppure il livello del background noise oppure il reverberation time, fanno appunto parte di questo HEA05 che è ritenuto all'interno della categoria cosiddetta health, quindi fa parte appunto, cioè generare un comfort acustico interno permette anche di vivere meglio. Si parla anche di inquinamento acustico appunto all'interno del credito POL05, pollution, perché si intende appunto come inquinamento. Nel WELL invece c'è proprio un concept dedicato all'acustica che prende il nome di sound, all'interno del quale possiamo ritrovare le categorie come sound mapping, ossia una mappatura acustica delle diverse aree, intese come aree silenziose, circulation zone, aree miste oppure aree strettamente rumorose, come ad esempio i locali tecnici oppure i locali dove sono allocati gli impianti. Si parla anche di background noise, di sound insulation, di reverberation time e all'interno del WELL possiamo ritrovare anche una suddivisione tra appunto le partizioni orizzontali e tutto ciò che è legato alle partizioni orizzontali, come ad esempio l'isolamento del rumore da calpestio, e le partizioni verticali. Oppure anche possiamo ritrovare il punteggio che riguarda la quantità di materiale fonoassorbente da inserire all'interno di un ambiente per migliorare la qualità acustica. Questi protocolli fondamentalmente risultano molto simili tra loro perché abbracciano sempre gli stessi temi, però ci sono delle differenze che anche se sono minime però sono necessarie da sottolineare. Ecco, allora sì. Innanzitutto per chi avrà visto il video io ho proiettato quelli che erano gli schemi delle macro categorie di credito dei vari protocolli che sono state prese dai video precedenti. E adesso sarebbe interessante quindi fare un riassuntino schematico delle differenze tra i protocolli dal punto di vista più tecnico, diciamo. Sì. Allora, se prendiamo in considerazione ad esempio LEED e BRIAM, possiamo fare una distinzione all'interno del credito che riguarda l'impatto acustico. Perché? Il BRIAM all'interno del credito POL05 cita una differenza intesa tra post-operam e ante-operam, ossia nel momento in cui ci sono delle nuove sorgenti, queste nuove sorgenti rispetto alla situazione ante-operam non devono produrre più di 5 dB. Nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno. Periodo diurno che è inteso dalle 7 alle 23, periodo notturno dalle 23 alle 7. Quindi fondamentalmente si ha una differenza tra post-operam e ante-operam, inteso proprio in termini appunto di differenza quantitativa. Invece nel LEED non si parla di differenza quantitativa, ma si parla di livelli sonori, quindi si fa riferimento a livelli sonori massimi oppure a livelli sonori equivalenti. Se invece ad esempio prendiamo in considerazione il WELL e il LEED, possiamo fare delle differenze in ambito di requisiti acustici passivi. Ad esempio nel WELL si fa distinzione tra parametri e i valori limite delle partizioni orizzontali e delle partizioni verticali. E all'interno delle partizioni orizzontali è introdotto anche il credito che riguarda il livello del rumore da calpestio, cosa che invece non è presente nel LEED perché si fa riferimento ad un unico valore inteso come isolamento aereo sia di partizioni orizzontali che di partizioni verticali. Un'altra differenza può anche essere il potere fonisolante, ad esempio, delle porte. Le porte in ambito acustico rappresentano un vero e proprio ponte perché sono un'apertura all'interno di un elemento continuo. E quindi nel WELL si riporta il dato specifico, ossia le porte devono avere un potere fonisolante maggiore o uguale di 30 dB. Invece nel LEED non è specificato il valore a livello numerico. Viene sì citato, però non proprio in maniera quantitativa. Un'altra differenza può essere anche il fatto che
Nel LID, ad esempio, si parla di STC e di NIC, ossia di valore in, di laboratorio e di valore in opera delle partizioni, però viene assegnato un unico credit, un unico punteggio. Invece nel WELL c'è una differenza, perché se si ottiene in opera ciò che è stato progettato, si ottengono dei punteggi aggiuntivi. Perfetto. Allora io ringrazio a questo punto l'ingegner Enza Stigliano per essere stata ospite qui oggi. Grazie a te. Ringrazio anche chi ci ha ascoltato per l'attenzione. Lasciate un like a questo episodio se vi è piaciuto, condividete se lo ritenete utile e interessante, e noi ci vediamo presto su questo canale. Grazie ancora. Grazie.